Ferrovie dello Stato organizza un recruiting day molto importante a Roma per assumere giovani laureati che saranno impiegati a tempo indeterminato. Di tanto in tanto FS aggiorna le posizioni lavorative. Solitamente si cercano macchinisti e capitreno, ma stavolta la ricerca del gruppo ferroviario è volta a selezionare giovani con laurea. Ferrovie dello Stato lavora con noi. Quando sarà il recruiting degli a Roma? Ferrovie dello Stato organizza una giornata di reclutamento a Roma per il 17 maggio. Lo scopo è selezionare ragazzi laureati da impiegare in alcune figure specializzate. C'è da dire che FS proporrà contratti a tempo indeterminato. Quale figure si ricercano? I giovani che hanno intenzione di partecipare possono annotarsi le posizioni aperte da parte dalla 500 alla 1 FS specialista junior pianificazione, programmazione e controllo, per cui si cercano neolaureati in ingegneria gestionale. La sede di lavoro sarà Roma, il contratto a tempo indeterminato. Specialista junior ingegneria della diagnostica, per cui si cercano neolaureati in ingegneria industriale. Sede di lavoro sarà Roma, contratto a tempo indeterminato. Specialista junior ingegneria dei veicoli ferroviari, per cui si cercano neolaureati in ingegneria meccanica. Sede di lavoro Roma, contratto a tempo indeterminato. Specialisti contabilità, per cui si cercano neolaureati in economia. La sede di lavoro sarà Milano o Roma, il contratto a tempo indeterminato. Meno project engineer assistant, per cui si cercano neolaureati in ingegneria elettronica, elettrica, telecomunicazioni, informatica, gestionale. Sede di lavoro Roma, contratto a tempo indeterminato. Meno addetti manutenzione rotabili per la divisione passeggeri long haul di Trenitalia, per cui si cercano neolaureati in ingegneria meccanica, elettronica. La sede di lavoro sarà Torino, Mestre, Milano, Roma e Napoli, e anche in questo caso il contratto a tempo indeterminato. Come partecipare? Per partecipare al recruiting dei Ferrovie dello Stato in programma il 17 maggio, bisogna inviare la propria candidatura entro il giorno 8 maggio e superare i test online. Chi li avrà superati riceverà tutti i dettagli sulla selezione, che ripetiamo si svolgerà a Roma dalle ore 8.45 alle ore 17.30. Maggiori info a questa pagina. Sul sito sono disponibili anche altre offerte di lavoro, per cui sono richiesti ugualmente brillanti laureati con ottimi voti che abbiano un approccio digitale e innovativo. È richiesta una forte motivazione rispetto alla posizione ricercata, un'ottima conoscenza della lingua inglese e disponibilità alla mobilità nazionale e internazionale. Maggiori informazioni alla pagina dedicata. Leggi anche nuove assunzioni Ferrovie dello Stato 2018, posizioni aperte ad aprile. Per informazioni e / o chiarimenti e comunicati stampa scrivete a chiara.lanari@investireoggi.it. Ricordiamo che non selezioniamo CV ma offriamo solo delucidazioni in merito alle offerte di lavoro riportate.